Meglio tirare fuori le armi. Dai però. Dove crede di andare quello? Ok, rieccomi. Meno male, dai. Sogbeth! Ui, che è successo? Capsula atterrata. Merda, Sogbeth. Credevo fossi... Cazzo. Sì, lo so, lo so. Sogbeth il gatto. Comincia la nona vita, ahimè. Ho portato la Myers nella cabina blindata prima di andarmene. Posso rubarla? Salvala! Bello il modello, Vado. Sì. Mi muovo. Fa attenzione. Hansen ha mandato i suoi uomini. Devi sbrigarti. Ok, combattimento su veicoli. Spara con R1. Facilissimo, insomma. Mira manuale L1. Termina il combattimento, cerchio. E poi, hai un piano. Trova la Myers. Porta la divisa del Crash Street. In questo momento sto più sicuro di te. Ecco qua. Va bene. Almeno l'ho fermato la camionetta, dai. Come faccio a ricaricare l'arma? Ok, l'ha fatto in automatico, credo. Adesso concentrati. Di qua non si passa. Senza combattere. Sì, lo vedo. Di qua si passa attraverso i muri, altro che. Ecco fatto. Dammi tutto. Ok, l'arma non è male. Dovremmo, e in realtà abbiamo anche di meglio. Via la torretta che non si sa mai. No. Armi pesanti. Ecco fatto. Dai. Ah, ok, dicevo, come ha fatto a sopravvivere quello. Dammi tutto, dammi tutto. Ah, ancora vivo sei? Non più. Colpo alla testa. Cazzo, meno male che ho messo giusto giusto la modifica che aumenta il danno a queste armi qua. Attaccare il bersaglio! Ma stai zitto. Ecco fatto. Bello potente il tizio, Dammi sto fucilazzo. Ho un'idea. Hackerò la D, provaci. No, no. Non posso. Sono un po' impegnata. Scusami, ma non posso fare hacking o cazzate simili. Lo struzzo alla verdura. Già, mi spiace. Oh, mi ero dimenticato che ste armi si surriscaldano. Mi ero dimenticato che quest'arma si surriscalda. Beccalo in faccia. Care, usa st'arma. Ok. Ok. Bravo V. Ci siamo. Ho ancora 109 proiettili. Ce la possiamo fare. Arrampicati, vai. Eccoci qua. C'è una bella guerriglia qua fuori. Cazzo. Gli uomini di Hansen. Sembra che vogliano finire il lavoro. Che mi dici dei vostri? Devo sbrigarmi allora. Ma devo sbrigarmi. Deve esserci un modo per... Aspetta, ci sono. Salta sul braccio della gru. L'attivo io. Bravissima, è esattamente quello che pensavo. È esattamente quello che pensavo, bella. L'aereo è dritto davanti a te. Beh, qui c'è un buco. Vabbè. Ah, mi hanno tolto il... Fantastico. Allora, calmi tutti. Preparati, arrivano i rinforzi nemici. Ecco qua. Allora,
Fermi tutti. Mettiamo gli armamenti pesanti se proprio dobbiamo fare gli stronzi. Tutti siamolo! Che cazzo? Ecco qua. Come fa a essere ancora vivo quello? Nemico in vista! Sì, sì, tranquillo che ti ho visto anche io. Non capisco perché spara assieme i colpi, però... arrivato a questo punto... Sì, a terra! Sta per esplodere! Che cosa è esploso? Da tutte le direzioni. Ecco fatto. Aspetta. Stai zitto e muori. Spacco la faccia, bastoide! Assaggia il mio... Oh, ho ucciso il robot. Oh, che soddisfazione. Mi spiace per il robot, però. Ah, anche Netrunner così sale a caso. Vabbè, usiamo sti punti, va? Abbiamo 3 punti talento, subito, già usati. E uno... e un attributo, yes! Portiamo freddezza al 20, subito, subito, subito. Raggiungi l'aereo e occhio a chi spari. Lì ci sono agenti Agnus e immunici. Ecco fatto. Ho fatto abbastanza attenzione? Ho armi smart, posso attaccare chi voglio e non uccidere nessuno. Ecco fatto. L'hai visto? Sono bravo. Ah, che? Cos'è? Chi è? Perché? Le armi smart coi colpi... questi qua che colpiscono i punti deboli. Madonna mia. Madonna mia, che potenziamento. Che casino. Hai visto con che facilità ti ho fatto fuori? Dovreste preoccuparvi. Oh. Attaccare il bersaglio. Ma attaccati a sto cazzo. Vedi il portello? Corri! Quale portello? Ah, quello, ok, dammi un secondo. Corro, corro. Presidente? Ehi, il serbatoio è isolato, non esploderà. Vedi qualcosa? Sì, un cadaveri. Tutto male. Qualche sopravvissuto? Nessun. Direi di no. Accoglienza. Merda, è troppo tardi. Respiri profondi, niente sicuro. Fammi dare un'occhiata. Continua verso la coda, vedrai una stanza sigillata. Ti apro la porta. Grazie. Presidente? Aia! Calma! Urca! Muovere. Chi sei? Ti do 5 secondi. Sono qui per salvarti. Rosalind. Calma. Binus. Mi è caduto tutto. Mi è crollato il mondo addosso. Scusami. Hai di fronte la soluzione ai tuoi problemi. Mi chiamo V. Non ci crederai, ma è appena diventata la mia lettera preferita. Scusa, dovevo accertarmi che fossi davvero tu. Okay. Stia tranquilla. Filiamoci. Servirebbe Johnny ora, Porca puttana. Da Cristo santo, sono ostinati! Oh, combattivela signora, eh! Questa non ha bisogno di protezione. Tutti hanno bisogno di protezione da lei. Tira fuori il fucile. Dobbiamo eliminarli! Tutti quanti! Ci penso io, stia tranquilla. Ecco fatto. Certo che dopo aver finito il gioco e aver trovato ste armi bomba, maledizione. Il relic adesso che fa problemi? Non è proprio il momento adatto. Azzeriamoli! Azzeriamo. Ma questa è la presidente degli Stati Uniti? Madonna mia, signora! Ma perché aumento Netrunner uccidendoli con il fucile a pompa? Cioè, oh vabbè, guarda, lo accetto, va benissimo così. Non mi lamento, signora.
Ecco qua. Ui. Mamma mia, vi spacco. Voi non avete capito con chi state giocando, voi stronzi. Ecco fatto. Ecco qua. Artiglieria pesante. Ma tu da dove sei uscito che fino a prima non c'eri? Deve crepare. Anche tu devi crepare. Merda, è meglio se scappo da qui. Che cazzo succede qui? Che cazzo succede? Succede che sei morto. Coprimi, arrivo, signora. Signora? Presidente? Songbird, ci sei? Vi, com'è la situazione? Una merda. Siamo vivi, tutte e due. Adesso vai al palazzo vuoto. Elizabeth Cress, lo so. Abbi un po' di fiducia. È il posto migliore per nascondersi. Niente tracce d'Ermi. Non c'è nessuno dentro. Adesso muoviti. D'accordo, andiamo. Torno dalla Myers. Un attimo, signora, mi faccia guardare tutti i cadaveri che ho trovato per terra. Non sia mai che trovo altri shard. Sono in contatto con Songbird, sta bene. E ci ha trovato un nascondiglio qui vicino. Songbird, cominciavo a preoccuparmi. Dimenticavo che atterra sempre in piedi. Avete avuto fortuna, tutte e due. Sì. Forse ce l'hai portata tu. Io ne sono accorto. Se c'è un po' di fortuna in giro, forse siamo proprio noi che ne abbiamo bisogno. Vero, signora Myers? Che cazzo di incubo. A chi lo dice? Staff morto. Tutto. A causa mia. Non è colpa sua. Ehi, li ha uccisi Kurt Hudson. No. Adesso arriva la Smasher. È questo che pensi? Così, a caso. Non hai idea di quanta gente sia coinvolta. Ci hanno hackerato. Significa che qualcuno ha aiutato Hansen. Da Washington. Ottimo. Il governo NUSA sa sicuramente dello schianto. Ci avranno individuati dai satelliti. Sanno che siamo a Dogtown. A meno che non ci sia del marcio in profondità. Hansen starà già diffondendo la sua propaganda di merda. Attraversare il confine sarà ancora più difficile per i nostri. Fantastico, fantastico. Una bella situazione, insomma. Non posso fidarmi di nessuno. Io... cazzo! Non so cosa fare. Voglio quel fucile. Ti aiuterò a riprendere il controllo. Capisco i tuoi dubbi, ma ricordati che ci sono io qui con te. Tu? E Songbird. Ti tireremo fuori da questo casino. Grazie, Evie. Di nulla. Teniamoci al piano. Dopodiché, vedremo. Andiamo, forza, prenda il fucile. Aspetta un attimo. Merda. Io lo tengo d'occhio che magari lei se lo dimentica e io posso prendere. Se Hansen ha un contatto a Washington, significa che sono tracciabile ovunque e in qualsiasi momento. Signora, faccia attenzione con quel pezzo di vetro. Ho un tracker subdermale. Deve sparire, subito. Vicino a un'arteria che è meglio non toccare. Mi serve una mano. E sono io quella mano per caso? Farà male, sappilo. Preparati, farà un male cane. Dicono che il dolore sia un contratto tra corpo e mente. Puoi infrangerlo, ignorare il dolore, seppellirlo. Lo spero per lei, signora. Sacco di stronzate. Ma non abbiamo altre opzioni. Procedi. Pensa ai tuoi nemici. Chiudi gli occhi. Pensa a qualche bastardo che odi. Aiuta sempre. Oh, la lista è lunga. Tanto meglio. Aspetta, quello è un drone. Sbrigati, presto. Toglilo. Nasconditi. Giù, ora. Ma come? Ma in realtà mi hanno sparato. Vi, sono qui. Giusto in tempo. Sei tutta intera. Per ora, ma non so ancora per quanto.
Ho una piccola premonizione e spero di sbagliarmi immediatamente. Potrebbe essere Songbird che ci sta fregando a noi. La promessa di aiutarci, aiutando lei, però in realtà è lei che la voleva morta. Spero veramente di no. Dovete salire in cima all'edificio. Parleremo dopo. D'accordo. Ho Songbird in linea. Dice che dobbiamo salire più in alto. Fai strada. Dopotutto è la tua città. Non questa zona. I mastini di Kurt vi stanno addosso. Muovetevi. D'accordo, d'accordo. È ora di andare, forza. Chiedi al nostro angelo custode di far funzionare l'ascensore. Ci pensi tu? Qui servirebbe il tocco di una runner song. Ci sto lavorando. No, non ti preoccupare. Mi spiace, B, qui la mia magia non funziona. Già fatto io. Ci serve energia. C'è un condotto di manutenzione con una scatola di fusibili. Segui l'impalcatura. Dice che devo riaccendere le luci. Potrebbe pulirci un po'. D'accordo. Sì. Il resto nascosto. Come no? Mi bastano questi a me per aprirmi la strada. Ecco fatto. Hai visto che bravura? Funziona. È certo che funziona, ci ho pensato io. Secondo te funzionerà? Non è Ma sì, posto, vedrai. Stare bloccati. Ora vedrà vediamo. Che funzionerà. Qual è la probabilità che qualcuno noti un ascensore in movimento in un hotel abbandonato? Giusto. Io direi che c'è la possibilità. L'analisi a Songbird. Stronzetti sono agitati e hanno sensori potenti. Se ci rilevano, ci saranno addosso in tempo zero. Ma è la cicatrice qua? Presidente ed esperta di droni. Che ti piaccia o meno, qualcosa impari nell'esercito. Eh beh, certo. C'è un solo metodo infallibile per superare questo modello. Darsela a gambe. Insomma, infallibile, non portiamoci sfiga. Scappare non è un gran piano, ma dovrà bastare. Oh, ma sta zona mi ricorda davvero tutto Bioshock. Porca troia. Io scherzavo, Songbird, Bioshock e tutto il resto. Drone, a sinistra. Telecomandato. Se lo tocco, rivelo la vostra posizione. Meglio evitare. Esatto. Dentro c'è un punto d'accesso alla sottorete. Se ti colleghi, posso inviare informazioni false e distrarre i droni. Fattibile. Credo che faremo meglio a evitarli. Io valuto ogni opzione. Poi vediamo qual è la migliore. L'opzione potrebbe essere anche sparargli, eh. Aspetta, 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 aspetta. Sgamati. Porca puttana. Se ci beccano qui siamo morti. Brivido del rischio, eh. È stupido. Non c'è solo la tua vita in gioco. Shh, va tutto bene, non ti preoccupare. È imbarazzante. Ascoltatemi. Ma stai zitto, ascoltatemi. Cretino di merda. Aspettavi, ce li hai addosso. Ma che addosso, sono tutti morti. Stia buona anche lei, va. No. Quattro ruote, due sedili, prendiamola. Ci penso io, signora. Sul campo! Ok, ecco qua. Curiamoci. Ecco fatto. Dai. Perfetto. Beh, è finita. Direi di sì. Ma che bello che troviamo tutta sta roba sui cadaveri, mamma mia. Nuovo livello. Calmo, io scherzavo, io pensavo che davvero i punti li ottenessimo da altre cose, non dal livello, non pensavo che fosse aumentato. E allora vaffanculo, yes, freddezza, yes, sì. E finalmente i colpi alla testa, critico garantito. E sparare senza mirare non consuma resistenza. Che comunque è un bonus. Forza signora, venga, guido io. Myers avvistata nel settore 2-1. Indagare subito. Rilevo diverse pattuglie. State allerta. Bene. Sguscia un sacco sta macchina. Mi sentite? Molto è chiaro, so. Mi piace dirmi che cazzo sta succedendo. Abbiamo un piano da seguire. Elizabeth Cress Street. È lì la vostra destinazione. Le strade sono un rischio. Dovrete scendere sottoterra. Letteralmente. Seguite. Ottimo. Fino alla stazione più vicina, sotto la sala espositiva abbandonata. Ricevuto. Beh, io sono appena finito in un buco. Cosa?
Dove vai? Siamo bersagli facili qua fuori. Lo so, signora, ha ragione. Siamo ancora di più su un'auto. Dobbiamo seminarli in fretta. Esatto. Spero che tu sappia quello che fai. Oh, meno male che è riuscita a uscire. Grazie, signora. Evitiamo gli spazi aperti, ok? Parliamo e basta. Non sfidiamo la sorte. Ha ragione. Mantenere la posizione. I bastardi non ballano. Seminali prima di entrare nel garage. Ci penso io, tranquilla. Poteva andare peggio. Meglio darci una mossa. Sì, sì, ci sbrighiamo, signora, ora. Io qui ho appena trovato un terminale. Eccolo qui. Aspetta, sento un rumore strano. Era il terminale o è la presenza di tarocchi, magari? Ci stanno cercando. Che bello poterli uccidere con un colpo, sti stronzi. E addio alle testoline. Bastardi, non sanno quando mollare. Fuoco, non devono sapere dove. Eliminateli, seminateli. Ecco fatto. Dove cazzo hanno preso armi del genere? Se vuole gli rispondo dove le hanno prese le armi. Però potrebbe non piacerle. Qui! Oh, non vedo. Ecco fatto. Occhi aperti, devo ricaricare. E addio al tizio. Ecco fatto. Ricarico, coprimi. Stia tranquilla, ci penso io. Signora Meyers, si muova. Maledizione. Ecco qua. Signora Myers, si muovi però. Attenzione a tutti i cittadini. Qui è Kurt Hansen. Non mi avranno! Signora Myers, si muova! Ho disposto misure di sicurezza aggiuntive. Oh oh oh! Camionetta! Ma porti a termine il lavoro. Lo so, signora. Mica siamo tutti militari qui. Poteva andare uno in meno. Poteva andare meglio, glielo dico io. Basta che si muova, signora. Dovremmo essere al sicuro. Venga, venga, venga. Signora Myers, si muova. Ma va in posto. Meglio aggirarlo. Lo so. Un po' tardi per dirlo. Attenzione a tutti i cittadini. È stata rilevata la presenza di un terrorista in questo settore. Sì, terrorista. Ma va a cagare. Eccoci qua. Ma, signora Myers, prendi l'ascensore. Sembra libero. Finalmente un po' di fortuna. È un casino dietro l'altro questo, eh. Dogtown. Che storia. L'avete bombardato questo posto? Ma avete? È la signora, prima volta che ci vengo. Venga qui, eh. Idem. E mi auguro che sarà anche l'ultima. Signora, si muova, forza. Eccoci qua, andiamo di sopra? Mi manca Johnny però, eh. Non vedo nulla. Wow, sembra una specie di museo. Il museo delle velleità. Dove i ricchi compravano e vendevano sogni irrealizzabili. Conosco. Ho presente questo genere di iniziative a tiracoglioni. In un'altra vita. E in quale settore? Immobiliare? Intrattenimento? Arasak, a dire il vero. Ricerca e sviluppo, per farla breve. La mia specialità era acquisire i dati. Modo pittoresco per dire spionaggio corporativo. Pittoresco davvero. Ha visto come sono finito? Ora sono una leggenda. Ecco fatto.
Non sia mai che i muscoli non funzionino per qualcosa, vero? Il silenzio, riesco a sentire il mio cromo. È un buon segno. Tu dici? Esatto. Preferisco posti più movimentati. Il silenzio non è mai un bene. Lì però vedo roba arancione e... il Club Heavy Hearts. Chiedile pure di quei reperti. Sono proprio curiosa di sentire cosa ha da dire. Forza signora, mi dica. Che cos'è sta roba? E io vorrei parlarle, ma in realtà è lei che non ha voglia, quindi... apriamo la porta. Ecco fatto. E ci prendiamo la roba arancione. Ciao Songbird. Da quanto che non ci vedevamo? Posso aprirla? Non c'è un'altra strada. Songbird, abbiamo un problema. Vuoi aprire la porta? Ah, è sparita. Ci faccio io. La serratura è bloccata. Devi forzarla. Usiamo i muscoli? Rimbocchiamoci le maniche. Non serve. 3, 2, 1. Perfetto. Hai capito la signora presidente? Adesso sono dall'altra parte della stanza. Ah. Si direbbe uno dei magazzini di Hansen. Cerchiamo un ascensore dall'altra parte della stanza. Io stavo per dire la frase: vuoi vedere che adesso è pieno di gente? Katana di grado 5. Oh, la madonna, quante munizioni. Fanno tutte comodo, visto che prima abbiamo combattuto, eh. Vorrei sapere cosa c'è qua sotto, più che altro, sai? Non è il momento di fermarsi a pensare. Sì, arrivo. Ah, signora presidente, ho capito che non è un bel momento per lei, eh. Però, neanche tutta st'ansia. Non è il momento di fermarsi a pensare. Sto facendo rifornimento di munizioni, non rompe coglioni. Signora, diamoci una mossa. Signora, le sparo in faccia. Eccoci qua. Ok, proviamo. E quando mai? Vi, li senti anche tu? I bastardi ci sono di nuovo addosso. Songbird. Ehi, stavolta ho brutte notizie. I cani di Hansen mi hanno fiutato. Assalto in arrivo. Per via delle telecamere? In ogni caso, preparatevi. E ora? Ho una sorpresa per i nostri ospiti. Sto sistemando le ultime cose. Non mi farò circondare! Tenetevi impegnati un secondo. Ci sono. Dobbiamo ingaggiare. Song ci darà una mano. Dai, il muro l'ha colpito. Vabbè, ho capito. Ecco fatto. Usa un fucile a pompa. Buon per te allora. Dio mio. Dammi un secondo. Ah no, non posso più modificare le armi uniche. Un secondo, tieni duro. Attenzione. Io mi ricordo sto fucile, era strautile perché spara all'infinito. Il problema è che va verso l'alto. Sui lati. Arrivo. Ci sono quasi, sto ritirando l'ice. Ecco fatto. Armi del genere. Addosso. Cecchino, facciamo. Kaboom. Lo so, signora, lo so. 80%. 90. Timone onnipotente! Si muove! Porca troia! È un Metal Gear quello, altro che... che è successo? E questo non aveva bisogno d'aiuto, eh. Cosa? Oddio, sta per esplodere la chimera. No, ti prego. Songbird, che ti prende? Non dirmi che devo sparargli ora.
Vorrei saperlo. Non lo so. Song è in crisi. Kaboom. Se permette, sì, la seguo. Per di qua. Sì, andiamo. Ovviamente, guarda, lo sapevo. In piedi, corri! Si muova, signora. Ottimo. Siamo messi nella merda noi. Volevo sparargli io al robottino, Ecco qua. Finalmente abbiamo potuto continuare a correre. Per di qua vie. Arrivo, signora, arrivo. Lassù, ascensore. Eccoci qua. Muoviti, cazzo. Bene, funziona. Ascensore in arrivo. Giù la testa finché non è qui. Ma quel coso non si può proprio combattere, vero? Ecco, ci mancavano i missili. Ascensore! Vada, entra! Ecco, si salva lei e noi no. Boom. Ma non è che sto DLC è una missione continua? Mi sta venendo questo dubbio. Chissà cosa succedeva se non afferravamo i cavi. Cazzo, no. Ecco, secondo me cadiamo lo stesso, a prescindere da tutto. Dai che gli cade di nuovo. Ah, che male. Signora? Tutto bene? Non ti lascerò morire. Meno male. Vabbè, dai. Preso schiaffi dal presidente degli Stati Uniti, no. Ci può stare. Direi di no. Bene, ottimo. Quell'affare è morto, sta bene. Ho una costola rotta, credo. Tutto ok, tu? Sei ferita? Niente di serio. Ho avuto fortuna. Beata lei. No, non possiamo restare qui. Riesci a muoverti? Lui sì. La caduta l'ha danneggiato. Forza, distruggiamo quella massa di ferraglia. Abbattilo. Sì, abbattilo. Gli scoperti è l'unico modo. Merda. Sta abbattendo. No, ti distruggo, cazzo. Giunture sono vulnerabili! Sì, ho capito, signora! Ecco fatto! Per fortuna che non riesce a colpirmi fino in fondo, Merda! Batti sotto, bastardo!
Occhio! Ecco qua, è una giuntura andata. Bello il combattimento contro il robottone gigante. Non farti friggere! Ehi, non farti friggere, signora, vada a far culo pure lei, guardi. Ecco qua. Signora, se me lo ripete ancora, le sparo a lei. Torretta attiva! A riparo! Spero di essere abbastanza coperto. Dai! Oh, dovrai morire prima o poi. Quale parte posso colpire ancora? Gioca giù e... Ecco qua. Il problema è che non so quali parti sono ancora colpibili e quali no. Merda. Ma se io gli vado sopra... Su, allontanati! Non so cosa sia successo. Non è ancora morto. Le giunture sono qui. Droni! Non devono aiutare quello grasso! Ma va, signora! Decidi a morire! Abbatti quei cazzo di droni! Signora! Porca di quella puttana! Tutto bene! Non farti friggere, signora, vada a fanculo pure lei. Qua sta succedendo un casino dietro l'altro e ti giuro, sto facendo una fatica boia a seguire tutto. Dov'è il mio mitra? Eccolo. Insomma, al primo turno ci siamo occupati dell'armatura. Qua non dovrebbe beccarmi. Aspetta un attimo, togliamo il silenziatore. Beccati questo. Oh, finalmente. Saltaci sopra e finiscilo, Vi. Il portello è aperto, Vi. Ora o mai più. Mandalo allo sfascio. Mandalo allo sfascio. Beccati sta bomba e vaffanculo, va. Fagliela assaggiare! Vaffanculo, robo merda! Robo merda! Ottimo
Finalmente. Per sempre, cazzo. Che cos'è questo? La difesa della nazione. Un paio di palle. Ci è mancato poco. Bel lavoro di squadra. Per metà del combattimento non prendeva danno. Affanatevi. Prendi il necessario e proseguiamo. Sì, ci penso. Dovrebbe io. Esserci un'uscita qui, da qualche parte. Proviamo di qua.